L'amico Antonio con i Wild West ai nostri microfoni. Stasera Wild West abbiamo anche il vostro nome? Claudia. Elisa. Per Pasqua dove ve ne andate? Si vedrà. Un bacio e serenità, un bacio. Senti, per Pasqua che cosa vorresti trovare nell'uovo? Ah, non saprei sinceramente. Non hai un desiderio? Stai bene con te stessa e con gli altri? Sì. Allora abbiamo una tavolata piena di amici, però mi hanno detto di intervistare te. Secondo te il motivo quale sarà? Non si sa. Non si sa. Caso strano. Sei magari il più simpatico del gruppo? No, non credo. No, e allora perché hanno detto te? Più personaggio forse. Per Pasqua come ti sei organizzato? Weekend fuori con gli amici. Dove? Dove? Meta? Non lo sappiamo ancora. Faccio gli auguri a tutti. Ciao! Al Wild West com'è bello vedere sempre tanta allegria e tu hai anche stasera questo cravattino. Perché? C'eri tu questa sera. Hai avuto per caso un incontro galante? Sì, con la signorina lì, eccola qui. Dice sei fidanzato? Sì, fidanzato, intervistata, sono fidanzato con lei. Che ti piace di lei? Tutto. Ma questa che cos'è? La parla di lui. Risposta affermativa, accendiamo? Sì. Vuoi magari lanciare un messaggio per far pace con qualcuno, approfittare della Pasqua? Problemi d'amore, non ne parliamo proprio. Come hai detto che ti sei fidanzato? Stasera mi sono fidanzato, stasera. Prima no. Prima no. Ti hai rilasciato? Ti hai rilasciato. Purtroppo. E ma con questa ragazza vuoi far pace? No, no, no. Va bene. Nemmeno ciao per Pasqua. Niente. Andiamo semplicemente. Anche Dio della Porta, un mio carissimo amico, un saluto a te. Anche ai miei vicini di te. Dai, amici, ne attende. Nell'uovo di Pasqua cosa vorresti trovare te? Una nuova fidanzata. Ti sei lasciato da poco? Da poco. Come si chiama? Non ce lo vuoi dire? Si chiama Luisa. Benissimo, Luisa, vediamo quello che dobbiamo fare. Gianni, allora ti stai divertendo al Wild West? Parecchio, parecchio. Che cosa vuoi trovare nell'uovo di Pasqua? Una bella donna. Un bacio a tutti di Night and Day. Che sta piangendo qua? La pianta, è la palma. Univo per la Pasqua. Giusto, domenica delle palme. Ecco, e a proposito della Pasqua, bisognerebbe far pace con tutte le persone con le quali magari si è litigato. Facciamo pace. Vero. Abbiamo fatto pace. Tu hai una persona magari con la quale voler far pace? Sì, ma tanto non ci guarda. No, tu dillo lo stesso, noi stasera siamo un po' in piccioni, c'è anche la foto. Vorrei fare pace? Col mio ex socio di cabaret. Una volta eravamo un duo gomma e piuma. E perché ci hai litigato? Lui dice che mi sono comportato io male. Però visto che siamo nel periodo di Pasqua, diciamo che un po' di colpa, cappello, possiamo un po' di colpa andare... c'ero pure io. Però visto che non lo vedo dal 97. Oltre 10 anni. Mi hanno detto che sei sposato, però sei in Alta Italia. Io mi auguro che sia bene e che un giorno si decida a far pace con me. Io sono pronto a far pace con te. E allora che bello! Viva l'amicizia in questo caso! E viva l'amicizia! Grande domenica karaoke, perciò chi vuole venire a cantare e si vuole venire a divertire lo può fare qui, perché noi non critichiamo nessuno, anzi addirittura diamo dei premi, a volte anche al più simpatico, al più suonato. Non guardiamo in faccia a nessuno. Premi del tipo?
c'è la gioielleria Massa che offre dei gadget, infatti ricordiamolo, siete in Nocera pagati. Trattate bene! Trattate bene! Non solo, facciamo fare anche dei book fotografici offerti da Montoro Fotogallery. Che dire di più? Regaliamo anche bottiglie di spumante. E nell'uovo di Pasqua cos'è che vuoi trovare? Nell'uovo di Pasqua? Desiderio, dai, diccelo questo desiderio. Assegno di 5.000 euro così mi pago i mobili. Guarda, non sei mi solo. Mi pago i mobili che mi devono arrivare tra pochi giorni. E perché sei fatto una casa nuova? E me ne sto andando a vivere con la mia ragazza. Che bello Piumino, ora viva anche l'amore in questo caso. Un bacio agli amici di Neo, un bacio agli amici del Wild West. Ciao. Un bacio agli amici di Vivi la Movida, un bacio. Bonsoir, mon amour. Il principe dove sta? Alla sua dimora. Con Paris. Tu spicchi il francese stasera. Je m'appelle Antoine. E tu a che cosa? Se come devi t'appelli tu? Senti, da poco vediamo, li salutiamo, se ne stanno andando gli Apoteosis, che stasera grande successo ancora una volta. Bravo. Vengono ogni sabato. Possono venire ogni sabato, un sabato al mese. Un sabato al mese, gli altri sabati a parte le Nenei, a parte Marei, sotto sopra, di radio, Ago. Perché quella che è la settimana del Wild West è ben strutturata. Il venerdì ci sono quelle che sono le serate organizzate. Mo venerdì 17 ci saranno i Pink Floyd, tributo band ai Pink Floyd, quindi una bellissima serata, è la seconda volta che la facciamo. Ha avuto un grandissimo successo, quindi venerdì 17 la ripeteremo. Poi sabato lo vediamo, lo viviamo attraverso le telecamere di Night and Day. Dove c'è la possibilità di mangiare tutto quello che volete. Bere tutto quello che volete, poco, i cicchettini. Chi guida in particolar modo. Quindi poco, si fanno solo i cicchettini. Dove sta Carletto? E cassette. E la domenica del Wild West. Piuma, che l'ha intervistato prima, e le sue piumine, mentre da lunedì alla domenica noi festeggiamo il vostro evento. Tutto quello che volete! Qualsiasi cosa voi vogliate noi lo facciamo, dovete portare solo la torta. Noi vi regaliamo anche i bigliettini, siamo proprio di cuore. Di cuore, di cuore, di cuore. Senti, Anto, ti volevo fare una domanda. Questa che cos'è? La palma. Palma. E a proposito di che pace, bello. Serenità, pace con l'aria, con se stessi, amore. Tu hai magari qualcuno con quale voler far pace? Con il mondo intero. Perché voglio far pace con tutti. Perché sei litigato con tutti? Sì, io sono litigato con tutti. Perché? Così. Era un modo per scherzare. Modo per scherzare. E nell'uovo di Pasqua? Cosa vorrei trovare? Sì. Buonasera, buonasera, ciao. Vivi la Movida.it, il portale della notte dove racconta Mamma non mamma e Wild West. Aspetta, domanda. Ma il merchandising qui del Wild West come va per la primavera, per l'estate? La settimana prossima ci saranno le vetrine estive con i cataloghi, quindi alla grande. Alla grande. E dalla settimana prossima rientrerà anche nel circuito, come è stato già la settimana scorsa, il Mamma non mamma. Quindi faremo di nuovo il viaggio con Carletto. Un bacio. Ciao.